che mi scornano. Se usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. In bici. No, no, in Italia. Yes. Sono so. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate. Eccoci qua, ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video in partenza per questo Giro d'Italia. Oggi prima tappa, partiamo un po' con il tempo incerto, però dove dovrei arrivare oggi danno bel tempo, quindi è tutto ok. Allora, la mia idea è quella di fare quasi metà della penisola il primo giorno in autostrada, per arrivare appunto verso il centro sud Italia e iniziare da lì a girare un po', fare prima la parte adriatica e poi tornando fare la parte diciamo tirrenica. Niente, oggi l'arrivo come destinazione, ho preso l'albergo a Pescara, ho deciso anche di non portare la tenda, visto che guardando un po' i prezzi per 5-10 euro di differenza non mi vale la pena, perché non avrei neanche la colazione inclusa nel campeggio, quindi ho deciso appunto di optare per gli alberghi, visto che siamo comunque fuori stagione e i prezzi non sono altissimi. Quindi primi circa 5-600 km li farò in autostrada per appunto avvicinarmi al sud. Oggi forse, adesso vedrò a che ora arriveremo, magari vicino Pescara, vorrei fare delle zone un po' particolari, ma vi farò vedere dopo. Quindi ragazzi, a dopo! E rieccoci ragazzi, siamo in zona Ascoli Piceno. Sono uscito diciamo a San Benedetto del Tronto e sono entrato diciamo un po' nell'entroterra, così da non fare tutto autostrada e fare un po' di stradine un po' carine, almeno spero. Da quello che mi fa vedere il navigatore sono tutte belle strade così. Oggi comunque una tappa a Mizzega, una tappa di trasferimento, perché domani sarà penso una giornata molto ma molto più bella, anche se comunque sti posti meritano davvero tanto. Infatti domani farò il Gargano, poi Alberobello e credo che mi fermerò a Matera, città spettacolare, però non l'ho mai vista. Io diciamo più a sud di Roma non sono mai andato, diciamo in ferie così. Sono andato parecchie volte all'estero, ma al sud non ci sono mai stato. Quindi quest'anno è così, nel senso che comunque ho deciso di fare questo Giro d'Italia alla fine. Bestia, qua mi sa che non so se è zona terremotata anche questa. Oh, finalmente un po' di strada libera.
che bello! Pieno di buche. È un peccato davvero tutte ste buche, perché la strada è bellissima. Boh, che bello! Wow! Ho scelto proprio una bella strada. Sono giunto al primo paese. Va, che storia! Va, che spettacolo! Davvero dei bei posti. Dopo questa piccola donatina si ricomincia, si riparte. Che spettacolo, Scecce. Il bello dell'Italia è che anche i piccoli borghi così sono davvero spettacolari. Soprattutto i piccoli borghi. Pecore, ragazzi. Le pecorelle. Qua siamo all'ombra del Gran Sasso, se non mi ricordo male. Non c'è in giro nessuno, ragazzi. Che spettacolo. Oh, che strada. Bello. Manca all'albergo un centinaio di chilometri ancora, forse poco meno. E scelta giusta fare l'entroterra. Ragazzi, siamo a Teramo. Madonna santa, che strada. Ci manca solo lo sterrato qua. Ma che storia. Ciao bello, bellissimo. In giro un sacco di cani così alla cavolo qua. Tema che va che bello. Va che. Madonna santa, ragazzi. Non capite il disagio voi qua. Non potevi dirmelo prima, brutto. Oh. Che perché era più bellina questa qua di strada. Oh.
però sono conciate di un male. Sono conciate di un male ste strade qua. Madonna. A me piace incagnarmi in queste stradine qua così fighe. Perché sono un po'... ci sono i tratti belli, cioè ben asfaltati e tutto, e poi subito ad un tratto, pam, lo schifo, porco cane. Come ci si fa a fidare andare in giro così? Guardate qua, porco cane. Siamo in una vallata, siamo scesi da lì, tutti i paeselli arroccati, tutto è bello. Pratica come facevano una volta i paesi, no, sulla collina, che riuscivano a vedere se arrivava qualche nemico, no? Facevano i castelli, se arrivava qualche nemico, si preparavano prima. Guardate qua, sempre le rocche arroccate, diciamo, che bello. Hai lasciato Penne, ci ritroviamo ancora su questa stradina qua, stavolta è bella asfaltata, mancano una trentina di chilometri all'albergo o B&B, non so che cavolo è. Diciamo le zone davvero belle queste qua, penso, tranquille, non c'è in giro proprio zero di nessuno. Peccato che, vabbè, diciamo che fino a 5 km prima di Penne strade davvero bruttissime, invece dopo su qua la strada è davvero bella. Comunque non iniziate a chiedermi perché non vai di qua, perché non sei andato di là, anche perché il tempo è quello che è, quindi vorrei concentrarmi molto sul sud, visto che di solito il centro Italia lo faccio già nei mesi pre-estivi di solito, no? Tipo maggio-aprile. Quest'anno, vabbè, ho cambiato un po' programmi e in Toscana ci sono andato ad agosto. Ho fatto due o tre giorni. Ma davvero... queste colline qua a me gustano un sacco. Me gusta tanto, me gusta mucho. Ragazzi, va che storia. Va che storia marcissima. Guardate qua. La strada per arrivare all'albergo. Quale sarà quello là, mi sa, figa. Che storia. Spettacolo. Non vorrei che mi scornano.
usciamo vivi da qua, siamo a posto. Sì, se non mi portano via oggi siamo a posto. English? No, no, Italia. Yes. Che spettacolo di posto, ragazzi, guardate.